Combattere per una maglia, un popolo, una storia. Queste sono le parole che devono echeggiare tra i calciatori azzurri che sono riusciti a raggiungere la finale dell'Europeo 2020. Perdere non è un'opzione plausibile. È vero, il gruppo è giovane e ha poca esperienza e ha già compiuto un'incredibile risurrezione dopo la caduta contro la Svezia. Però, raggiungere quella coppa che dal 1968 non ci è più spettata sembra quasi un obbligo. Non si può più aspettare. Già 53 anni sono passati da quella calda sera di giugno, che ci regalò, come mai più prima né dopo, notti magiche in tutta Europa. Capita spesso che i nomi delle vecchie glorie del passato, che hanno firmato il libro della storia calcistica, vengano dimenticati e da qualcuno anche non riconosciuti. Si fa eccezione però per la formazione italiana Euro 68, squadra che dopo 30 anni di delusioni vuole tornare a vincere. Si parla di Zoff, Albertosi, Anquiletti, Burgnic, Rosato, Salvadore, Capitan Facchetti, De Sisti, Guarneri, Rivera, Anastasi, Domenghini, Prati, Riva, Mazzola. Ma questi sono solo alcuni degli eroi che hanno conquistato il successo all'edizione, guidati da Ferruccio Valcareggi, tecnico triestino con precedenti a Bergamo e Firenze, chiamato a sostituire Edmondo Fabbri dopo la disfatta al mondiale di 2 anni prima. Quando il torneo inizia, l'Italia si trova a dover affrontare la Bulgaria, dopo aver superato facilmente il gruppo di qualificazione. L'andata si disputa a Sofia e gli azzurri vengono sconfitti 3-2. Non solo, al 24esimo Armando Picchi, libero da cui ci si aspetta molto, essendo stato uno dei migliori uomini in casa Inter fino all'anno prima, si frattura il bacino. Riesce a rientrare in campo, ma quando si reca all'ospedale capisce che la sua carriera in nazionale è finita. Il ritorno però sorride agli italiani, che grazie a un perentorio 2-0 a Napoli riescono ad accedere alle semifinali. La UEFA decide di celebrare i 70 anni di vita della FIGC, permettendole di ospitare la fase finale dell'Europeo in casa. Si gioca ancora una volta a San Paolo, gli avversari sono i sovietici, che nelle due precedenti edizioni si sono posizionati primi e secondi. La partita ha una battaglia continua, e già al quarto, Rivera, migliore giocatore fino a quel momento, si infortuna ed è costretto a giocare zoppicando. La stessa sorte toccherà anche al difensore della Juventus Percellino. Negli ultimi minuti, Domenghini colpisce un palo che strozza il grido di gioia dei compagni. Non accade molto altro, e al termine dei supplementari, Facchetti entra negli spogliatoi insieme al capitano avversario Chesternev, a un dirigente dell'UEFA e all'arbitro. Questo tiene in mano un franco francese, e mentre lo lancia, i due giocatori perdono per un attimo il fiato. La moneta però si incastra tra due mattonelle e bisogna ritirare. Poco dopo, Facchetti esce esultando dalla stanza. Il sorteggio è sentenza. Italia in finale. Per la finale, il trequartista del Milan non è ancora disponibile e Valcareggi decide sorprendentemente di lasciar fuori anche Mazzola. L'ultima squadra da battere è la Jugoslavia, un team che conta soprattutto sulle prestazioni fisico-atletiche dei calciatori, i cui elementi però dispongono anche di ottime abilità tecniche. Hanno sconfitto l'Inghilterra campione del mondo, che vincerà la finalina per il terzo posto in semifinale. E dopo la partita, Jajic, MVP jugoslavo, ha dichiarato: «Se abbiamo battuto i migliori, cioè gli inglesi, è ovvio che adesso siamo i favoriti». Mentre il tecnico Mitic: «Sconfitti i migliori, mi sembra ovvio che adesso possiamo tranquillamente ripeterci contro gli azzurri». Fanno paura, ma anche tra loro c'è un grande assente: Ivica Osim. La vittoria sembra comunque essere destinata a prendere la strada slava. Infatti, i giocatori impartiscono una lezione di calcio agli azzurri, più che mai disorganizzati. Né Prati né Anastasi si rendono veramente pericolosi, e senza un 10 di fantasia, il centrocampo è in totale confusione. Il gol avversario arriva su un errore di Burgnic e un'indecisione di Zoff. Ci sono altre palle gol, però non vengono sfruttate. E allora Domenghini, che schierato in fascia non riesce a rendere al meglio, realizza il pareggio su punizione a 10 minuti dal termine. Il risultato non cambia, ma per assegnare la vittoria della finale non si può ricorrere al lancio della monetina. Bisogna ridisputare la partita. Appena 2 giorni dopo, sempre a Roma, per la ripetizione il mister è determinato a rischiarare la stessa formazione, ma viene convinto dal dirigente Walter Mandelli a cambiare ben 5 giocatori.
dentro Rosato, Salvadore, De Sisti, Mazzola e Riva. La formula funziona alla perfezione e Riva segna all'11esimo la rete più veloce del torneo. Verso la mezz'ora Anastasi chiude la pratica. La Jugoslavia quasi non vede l'area azzurra e al termine dei 90 è festa grande. La sera del 10 giugno 1968 Giacinto Pacchetti alza al cielo la coppa che fa salire per la prima volta l'Italia sul tetto d'Europa. Questa è la storia di come la nazionale riuscì a conquistare l'europeo ben 53 anni fa, rivissuta con la speranza che questo trionfo non sia l'ultimo e che presto il paese possa tornare a vivere magiche e azzurre notti.